Puglia Connection, la Puglia che suona. Connection. Puglia Connection. Balla, balla, è il miglior modo per restare a galla. Che siamo solo un battito di ciglia, ma ci proviamo ancora. Balla, balla. Accendi un fuoco nella selva urbana, due casse, un mixer, un po' di gente strana, per ritrovarci ancora. Che quando arriva la musica, nel cielo esplode una stella, il sole nelle ferite, la vita nelle budella. DJ, DJ, accendi adesso la tua musica e dai un BPM che ci porti in the sky. Per un momento tutti fuori dai guai, fuori dai guai. DJ, 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 DJ. Balla, balla, 300.000 anni sotto pelle, vide, problemi, sogni e soluzioni. E la materia stessa delle stelle. Balla DJ, dalle caverne ai cieli di Dubai, porta la meraviglia ovunque vai, e non fermarti ancora. Che quando arriva la musica, la testa è sopra le la tua musica e dai un BPM che ci porti in the sky. Per un momento tutti fuori dai guai, fuori dai guai. DJ, 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 DJ. Balla, balla e sposta l'asse della terra, che non c'è spazio per la guerra, ma batti il tempo al dio che balla. DJ, 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 accendi adesso la tua musica e dai un BPM che ci porti in the sky. Per un momento tutti fuori dai guai, fuori dai guai. DJ, DJ. Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Puglia Connection, Carlo Chicco in voce su RKO. Puglia Connection è lo spazio dedicato alle produzioni pugliesi, si evince anche dal titolo di questo programma. Tra l'altro ringrazio un po' tutti i musicisti, gli amici che continuano a scrivere tanti messaggi, band che vogliono partecipare. Cercherò di suonare tutti i vostri brani all'interno di questo spazio. La mail è sempre la stessa, carlochiccoradio@gmail.com. Un saluto a Crifiu che abbiamo appena suonato, ma sta per uscire il loro nuovo singolo fra qualche giorno. Esattamente il 26 esce il nuovo singolo di Crifiu, e il 26 invece ci sarà lo showcase di presentazione di questo nuovo lavoro per gli Stanton and the Seasons, che sono qui in studio con me. Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao. Buonasera Carlo, benissimo. Ciao Ian, ciao Paolo. Io sì, sono molto bene, sono anche emozionato, diciamo. Anche se poi qualcuno avrà già visto il vostro live qui all'interno del foyer del Teatro Kismet, poi tempo fa, no? Presentammo qualche brano e tra l'altro c'era tantissima gente, no? Ok, no, avvicinate i microfoni, avvicinatevi tanto. No? Va bene così? Sì, sì, aggiustate okay. Il microfono, ok? Devo dirvelo prima, ma questo è bello della diretta, perché siamo qui nel teatro, infatti ci sono persone intorno che ci stanno guardando ogni tanto, e dovrebbe arrivare anche Martin tra poco qui in studio. Dicevamo, live qui nel Teatro Kismet. Se volete c'è anche il podcast di questo concerto. Finalmente ci siamo, esce il disco.
Finalmente. Come vi sentite? Emozionatissimi, anche perché è un momento in cui finalmente concretizziamo un lavoro al quale ci siamo dedicati da molto tempo, insomma, poco prima della pandemia abbiamo cominciato a registrare. Album che si chiama Here From Here. Here From There. Here from there. Yeah, perché? Che è abbastanza adatto. Noi siamo due inglesi, io e Martin Baxter, veniamo dall'Inghilterra, però viviamo qui in Puglia, a Bari, da quasi 30 anni, allora siamo venuti da là e siamo arrivati qua. Okay. E siamo adottati contenti. Adottati ormai. Sì. E il gruppo è un bel misto fra barese e inglese. Sì, diciamo, come abbiamo già ripetuto durante le altre interviste, perché noi abbiamo anche una video intervista fatta vicino al mare, tra l'altro. E è stato interessante l'incontro fra di voi, no? Probabilmente, appunto, sì, inglesi e pugliesi da una parte, però dicevo, a livello musicale vi siete trovati, perché gli ascolti sono gli stessi, o no? Sì, non litighiamo mai, mai musical differences. Mai. È un punto di forza. Sì, sì, e c'è un'armonia musicale, anche umana ovviamente, ma sì, il DNA comune degli ascolti incide tantissimo sul nostro modo di fare musica, insomma. Esatto. Allora, facciamo una cosa: siccome probabilmente ci sarà chi in ascolto, chi magari non sa esattamente di che stiamo parlando, quindi chi sono gli Stanton and the Seasons, partiamo dalla base, no? Ok, raccontiamolo. Beh, è un gruppo che è nato ormai quasi 4 anni fa. Sì, 4 anni fa. E anche se noi suoniamo insieme da molto tempo, molto tempo. Io conosco Ian dal 1999. Pensa te. E dopo la prima lezione di inglese ci siamo trovati con le chitarre in mano e da allora non abbiamo più smesso. Non ci siamo più lasciati. Ma questa configurazione del gruppo è la configurazione più matura a cui siamo arrivati, un suono rotondo e, come dire, potente, che ci piace, insomma, ha un groove spontaneo. Grazie anche alla produzione di Tommy Cavalieri a Sorriso Studios. Sì, che è fondamentale, perché è capace di farci registrare sfruttando la nostra potenza live, ecco, riesce a recuperare il groove di quando suoniamo live. Esatto, e poi vabbè, è chiaro che vi terrei ore e ore qui a parlare, perché ovviamente avendo anch'io gli stessi ascolti musicali e riferimenti culturali soprattutto, esatto. Quello è fondamentale, tra l'altro cosa che si sente, no, nella musica che fate. Tu parlavi di suono rotondo, io parlo anche di profondità, no? di certi suoni, ma quel non so che di romantico, no? Che anche nella vostra storia si sente attraverso le note morbide delle vostre canzoni. Sì, e non è solo un fatto musicale, devo dire i testi di Ian anche sono molto profondi e completano questa dimensione musicale, perché unisce la tradizione della musica d'autore alla tradizione dei generi che noi pratichiamo, il rock, il soul, esatto. Un po' di country rock, psychedelic country. Yeah. esatto. E, no, tra l'altro devo ammettere, ma me l'hanno detto anche altre persone, che piace anche moltissimo la voce di Ian, no? Che rasenta il sexy. Oh, io, thank you, Carlo. Se fossi una donna, guarda, la dico in diretta. Io mi addormento ogni giorno con la musica di Ian. Con la voce di Ian. Perché sta ascoltando mia moglie adesso. Esatto, che salutiamo, ovviamente. Ciao, Daniela. No, però diciamo così, è cattivante, e la fortuna è anche che sì, è un progetto nato in Puglia, che però effettivamente grazie alla voce e alla pronuncia di Ian, che è inglese, porta veramente molto molto lontano, quindi non sembra assolutamente una produzione, senza nulla togliere a tutte le band di ascolto, non voglio offendere nessuno, però è chiaro che è qualcosa di diverso. Potrebbe essere tranquillamente una band che arriva dall'Inghilterra e la stiamo suonando qui in radio, come è capitato tante volte, no? Sì. È un po' Here From There, speriamo, esatto, che sia anche in, esatto, senso opposto. Allora, facciamo una cosa, sentiamoci un pezzo e poi torniamo a chiacchierare, ok? History, a million.
walking through the end days, children growing the same, children growing the same, through the end days, walking away, growing the same, growing the same, through the end days. Should I walk alone? Frozen forests of fear, brittle as bone, only to heal again, all these wasted words, falling silent snow, where nobody heard, only to fall again, fall again. Through the end days, children growing the same, they're growing the same. Through the end days, walking away, growing the same, growing the same. Torniamo in diretta, ci ha raggiunto anche Martin, Martin Buster, come stai? Se si sente... Good evening, okay, good evening, ciao. Wonderful, thank you. Sei entrato perfettamente sul piano praticamente del pezzo Handsong, e quindi benvenuto. Ti sei grazie. Materializzato grazie. Qui, sì, sulle sì. note del tuo piano. Esatto, ennesima intervista, stavamo parlando un po' della musica, del suono, stavamo un po' ricordando agli ascoltatori, per chi non sapesse ancora, dopo le due interviste che abbiamo già fatto, il live qui al Teatro Kismet, chi fossero i Satan and Seasons, ma ormai state girando un po' dappertutto, no? È vero. Ovunque. Everywhere, ok, esatto. Invece ricordiamo un po' di aneddoti, io voglio sapere un po', dato c'è questo gioco tra l'Inghilterra e la Puglia, ripariamo un po' degli equilibri, anche a livello compositivo, come si incastrano i suoni, o decide tutto Ian? No, decide tutto Ian, infatti, questo è un fonte di tante... Fate come dico io. E anche la moglie di Ian che dice... Questo sì. Ah, ok. È lei che decide allora. È lei che decide. No, in realtà, beh, Ian arriva con le idee molto chiare solitamente. Ha una capacità di costruire le canzoni portandosi dietro già un'atmosfera. E poi la sfida è suonarla in gruppo e farla diventare qualcos'altro, insomma. Ha l'anima dentro della canzone come la scrive lui e la pensa lui, però poi si arricchisce con l'apporto di tutti, insomma. Ho notato che il disco ha quasi un, questo è l'effetto, no, d'ascoltatore, una specie di viaggio, no? Sì, un viaggio musicale che è bravo, bravissimo, è in gamba. Io lo sapevo che quando arrivava Martin era finita l'intervista seria, ma no, sto scherzando, è il mio maestro, non posso dire nulla. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, poi adesso sviluppate voi questo argomento, che avete scelto anche, probabilmente sarà stato il regista, però anche i video che avete fatto dà quella sensazione di spazio, no? Di poter andare ovunque con la musica, è molto bella quella cosa.
Eh sì, no, appunto perché si chiama così, From Here to There, che potrebbe essere interpretato in vari modi, cioè soprattutto che noi stavamo lì, adesso stiamo qui, e come è successo? Ancora non mi ho capito bene. Infatti non siamo riusciti a cacciarvi, ma comunque... Ormai... E in qualche modo noi che eravamo qui siamo entrati nella loro dimensione, e questo è lo scambio vero. Esatto, esatto. No, è diciamo che è un bello scontro, perché Martin, come Ian, per esempio, hanno diciamo così, un background abbastanza tosto, potrei dire, no? È importante a livello proprio di ascolti musicali, non solo perché sono inglesi, purtroppo, che hanno questa fortuna, però anche a livello di gusti musicali, no? Io devo ammettere che grazie a Martin, quando ero a Londra, ho ascoltato gruppi pazzeschi inglesi che non avrei potuto conoscere, probabilmente se non compravo quella compilation X, oppure se non ascoltavo i vinili che mi lasciava, che ho comprato tutti i vinili che potevo comprare. Sì, mi ricordo bene. Ok, quindi è interessante partire da quella base, diciamo così, sì. Non dico che avvantaggiati, però insomma, però il problema è anche sviluppare quei temi, no? E voi siete stati proprio bravi a farlo. Speriamo. Il live, ecco, diciamo, facciamo pubblicità. Il live, sì, che farete, ecco, il 26, sì, 26 dal Garage Sound. Ok, sì. Sarà ovviamente in elettrico. Come, sì, vi state organizzando? Beh, suoniamo con tutta la nostra potenza di suono. Intanto aspettiamo che arrivi il batterista, sì, il batterista da Amburgo. Okay. Che vive da Amburgo. Che vive ad Amburgo. E... E per noi è un po' come giocare in casa, perché noi suoniamo, accanto c'è il mitico Lucky Recording Studios, uh-huh, di Marcello Magro. Buonasera Marcello. Ciao Marcello. Lì suoniamo di solito, cioè facciamo le prove lì, e Garage Sound si trova proprio accanto. Quindi esatto, sarà bello facile spostare la roba. Okay, è un vero club musicale, cioè a me mi sembra di stare in Inghilterra quando sto là, cioè tutti in piedi, non si mangia, si beve, si balla. E si può suonare in elettrico. E si può suonare in elettrico, c'è il palco, è un posto dove si va a sentire musica. Sì. Esatto, esatto. Io adesso suono un altro pezzo e poi torniamo a chiacchierare di concerti, parliamo anche, ecco, di concerti che farete all'estero, dai. Ok. All right again.
anche approfittato per suonare tracce che non erano state diffuse prima attraverso i video di cui stavamo parlando poco fa. Dicevamo dello showcase del live questo venerdì al Garage Sound, e però prossimamente vi cimenterete, finalmente dico, perché secondo me per una band come la vostra è importante andare all'estero a suonare, e sarete nella lineup dello Sziget Festival 2023. Ci state già pensando o la prendete così come viene? Abbiamo fatto il rinnovo del passaporto. I biglietti ci fanno entrare, questa è la cosa importante. No, stiamo, sì, certo, stiamo lavorando a una scaletta che sia d'impatto, diciamo, e quindi sì che ci stiamo pensando. Ok, tra l'altro poi io insomma suonerete davanti al pubblico di tutto il mondo, nel senso che sì, ci sono gli italiani, ma lì trovi praticamente di tutto, quindi sì, hai... non vediamo l'ora. Infatti, gente anche che, ecco, interessante vedere appunto persone che sono abituate comunque ad avere un ascolto internazionale, no? Come reagiscono a quello che fai. È interessante, un confronto importante secondo me. Poi c'è un divertimento generale, perché andare all'estero fa sempre piacere. Invece a livello di obiettivi, sicuramente è una band nata in Puglia che però guarda molto, molto lontano. Avete già delle idee di cosa volete fare in futuro? Certo, sicuramente vogliamo continuare a suonare sia qua che all'estero. Sì. Infatti l'intenzione di magari organizzare un piccolo tour europeo per l'anno prossimo. Sarebbe per bello ascoltare fuori. Sì. E poi anche far ascoltare la nostra musica, insomma, diffonderla fuori dai circuiti soliti, insomma, italiani, anche perché è una musica, insomma, che quasi naturalmente si spinge oltre i confini, insomma. Certo. Io quasi mi propongo, vi accompagno io in giro per l'Europa, così faccio un viaggetto con voi. Non chiediamo di meglio. No, a parte gli scherzi. Il disco esce ufficialmente dopodomani? Mercoledì. Sì. Mercoledì, dopodomani. Ricordo, sì. Okay, e poi uscirà anche in vinile quest'estate. Ok, belle notizie. Appunto, volevo sapere del vinile perché sono appunto ero interessato a quello. Collaborazione nel disco? Beh, sì. In un brano abbiamo i fiati di Davide Viterbo. I fiati scusi, di Mr. Bogo. E di T-Bone. Eddie Di Marco. Sì, sì. E poi nel primo pezzo che tu hai fatto ascoltare, End Song, ci sono gli archi del maestro Davide Viterbo. Per il resto siamo noi. E c'è la mano esperta di Tommy Cavalieri, che okay, è un elemento aggiunto nel sound. Adesso vi faccio... Il nostro George Martin. Okay, vi faccio ascoltare questo invece. Sentite. Moccasins broken and beat, the Indian shoe that I wore on my feet. And if there's any place left where I'm meant to be, it was walking with you on the Fellaheen Street. Those moccasins, lonely young soul. And I stood the winter till the winter got cold. And if there's any place left, I'll call it my home. The company I kept never felt so alone. I'm walking.
moccasins broken and beat. The Indian shoot that I walk on my feet. Somewhere back then I was something to see. Walking with you on Fallowing Street. Arrivasse Martin, per aggiornarti un po' sulla chiacchierata, stiamo parlando di quanto è sexy la voce di Ian, no? E... Like a fine wine. Non è la domanda giusta da fare a Martin, eppure dovresti conoscere. Lo so, ma io gli do il là, perché così poi... per l'audience, lo faccio per l'audience. Ah, ecco. Invece, ecco, ci sono degli aneddoti che invece della band, magari di qualcosa di strano che fate prima di suonare, oppure prima di fare le prove... Non cose che si possono dire, no Martin, puoi no. Farmi questa domanda, Carlo, mi conosci? Riformula, dai. No, che cosa possiamo raccontare? Ma noi siamo... Vabbè, ho sbagliato. Vabbè. Sì, meglio... No, sto pensando, questa cosa meglio di no, poi quest'altra, sto andando ad esclusione. Prendiamo la macchina, ci vediamo tutti insieme e andiamo a suonare ogni sabato mattina. No, facciamo... abbiamo mai avuto un flash di un giro in macchina con Martin e Tim, il fratello, andando verso, credo fosse il Pellicano, mi ricordo, però vabbè, non posso, cioè è un classico, ecco, esperimento all'inglese, diciamo così. Beh, no, i tempi di Britpop. Tempi di Britpop, e io che guidavo, cioè, avevo questi due sederi fuori dal finestrino che giravano per la città di Bari. È una cosa goliardia inglese. Non mi ricordo assolutamente di questo. Ok, infatti. Okay. Beh, diciamo che il giorno in cui abbiamo girato i video dei nostri due singoli, dei nostri primi singoli, è stato un giorno pieno di sorprese e di aneddoti. Girato da Giacomo Scoditti, che salutiamo. Ok. E lo abbiamo girato nelle campagne di Poggiorsini. Sembrava quasi, come dire, era come C'era una volta nel West. Eh sì. Eccezione fatta per i vecchietti che passavano con la macchina e chiedevano: ma che state a fare? Così era, sì. Fantastico. Invece avete già avuto dei feedback rispetto ai pezzi che avete già fatto uscire, sì. A parte gli amici, no? Ma dico da pubblico diverso. Sì, devo dire che è stato molto positivo. Molto positivo. Sono molto numerose, molto frequenti gli ascolti sui social e arrivano anche numerose attestazioni di interesse, diciamo così. Ecco. E poi è interessante vedere che ci sono stati degli ascoltatori anche nel Corea del Sud. Sì, dove è stranissimo. Dopo l'Italia mi sa in secondo posto. Germania e Corea del Sud. Sì, andiamo forte lì. Forse, non so, facciamo concorrenza al K-pop. Esatto. No, la Corea va, guarda, sta andando fortissimo, è incredibile, sia nella musica che il cinema, anche se non c'è un sacco di cose, sì, bizzarre, ma lasciamo perdere. Allora, ricordiamo ancora, venerdì sera Gara Sound con il vostro showcase. Ovviamente ci saranno i dischi o no? Sì, da dare al pubblico, da vendere o al no? Momento il disco esce solo in formato digitale. Okay. Al momento, okay. E stiamo aspettando, perché i tempi, come tu sai, sono un po' lunghi per la stampa del vinile, e per ora ci siamo fermati qui, non stiamo pensando a un supporto come il CD, per ora non lo stiamo pensando. Vi faccio quest'ultima domanda, ma a parte appunto la moglie di Ian, ma dicevo, chi è il più pignolo, chi rompe più le scatole quando fate le prove? Marcello è bassista, perché in questo momento non c'è la possibilità di dirvi, ma guarda quanto rompe.
Marcello. Ciao Marcello. Grande partista. Va bene, va bene. Quindi va bene, salutiamo un po' tutti gli Stent and the Seasons, anche quelli che non ci sono. Gabriele Milella, il batterista. Esatto, sì, salutiamo tutti, se no altrimenti si arrabbiano. Sì, certo. E ci vediamo venerdì sera, allora, va bene? Non vediamo l'ora. Okay. Grazie, Carlo. Grazie, Carlo. Grazie ciao, a te. Tutti. Ciao ragazzi, ciao. Closing as another day died. Hell was freezing. In any time, a long succession, a blind in the blame. Good in the bad time, we're one and the same. The stars look different than they had before. Hell is freezing. Degli Stent and the Seasons, ci siamo ecco dilungati un pochino, ma era insomma doveroso, no? Parlare di questo album bellissimo che vi, vi consiglio. E finalmente riesco oggi anche a suonare, perché è uscito e posso suonarlo, anche se saranno ospiti la prossima settimana, escono per la nostra Lost Records label, sto parlando dei Claudia Cole. Finalmente posso farvi ascoltare Zodiaco.
Puglia Connection, la Puglia che suona. Potevamo darci tutto, ma la paura ha vinto. E ancora una volta, tu non sei più mio. E potevamo darci tutto, ma non è colpa tua. Se ci siamo allontanati, separati, ed ora siamo indifferenti ed arrabbiati. Colpa tua, se ora siamo qui, senza dirci una parola e non si trova più la scusa per toccarsi ancora, solo io e te, complici così, non siamo poi così diversi, sempre persi, sempre presi da me. Connection, lo spazio dedicato alle produzioni pugliesi qui su RKO. Carlo Chicco in voce, abbiamo ascoltato Claudia Cole, in sottofondo ancora Mary Fiore. Tra pochissimo torneremo a parlare anche di Arezzo Way, perché si avvicina anche diciamo così la data per la finale regionale per il concorso nazionale toscano, e ne parleremo nei prossimi giorni. In questi giorni si parla ovviamente di Medimex, abbiamo già mandato in diretta il Next Generation Award, ritorneremo a parlare di questo contest, anche perché le band che sono passate verranno qui in radio ma suoneranno live dal 13 di giugno al 18 a Taranto per appunto Medimex 2023, quindi preparatevi anche a Radio Medimex, perché commenteremo come ogni anno il festival, tutto quello che accade la mattina, la sera, con tutti gli ospiti, le curiosità, gli aneddoti di quello che accadrà in questa edizione, insieme con Dado Minervini, Michele Casella, Paola Pagone, insomma tutti gli amici di Puglia Sounds e ovviamente anche gli amici tarantini che ci ospiteranno. E dicevo, Mary Fiore in sottofondo, resto in Salento, anche se poi ormai tutti questi musicisti abitano in luoghi differenti, però sta per uscire, parlando di Arezzo Wave, ecco perché loro hanno vinto Arezzo Wave un po' di tempo fa, è uscito il nuovo singolo della Mala Sorte che si chiama Fenice. Tu giurami che lo so fare morire un poco di piacere, incendiamo noi gli incensi, questo posto è un posto cenere. Rinasci dalle braccia solo quando cadi, che a volte serve una fuga al caos. Perdersi nei sensi e cuore, morte una censura, bruceremo come una fenice, cose che risolvono noi.
un saluto per Claudia e Pierluigi. Fenice, insomma, Fenice, questo è il nuovo singolo della Mala Sorte, band salentina, molto molto interessante. Poi ringrazio poi insomma le band, gli artisti, i manager, le agenzie che continuano a mandarmi un sacco di materiale, un po' così anche perché per scoprire cose nuove. E per esempio mi è arrivato questo disco che deve ancora uscire, il singolo, quindi io spero di poterlo suonare. Io lo suono, vabbè, non lo so, per essere dopo domani, sempre il 20, anzi il 26, anche questo disco il 26, incredibile. Loro sono agli Alice e ovviamente pugliesi, pugliesissimi, e il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Just It. Mi dici stamattina ti porto al mare, poi ci ripensi, non sai nuotare, questa sera amore andiamo al sushi, ma ci troviamo a casa io, te e John Belushi. Wow, questa sera amore facciamo i battiti, a mezzanotte dormi, già mille sono. Ciao amore, esco, torno più tardi, resto sul divano con la regina di scacchi. Per tutte quelle volte che mi hai detto che era sempre colpa mia, mia. Per tutte quelle volte che mi hai detto che non era colpa tua, tu. Per tutte quelle volte che mi hai detto che non era cosa mia, mia. Per tutte quelle volte che ti ho detto che non ti interessa. Ecco, io parlo, 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 tu non mi ascolti, tutti i miei pensieri non sono ben accolti. Ti dico amore, ascolta, ho un bel problema, tu mi ridi in faccia, mi dai della scema. Per tutte quelle volte che mi hai detto che era sempre colpa mia, per tutte quelle volte che mi hai detto che non era colpa tua, per tutte quelle volte che mi hai detto che non era cosa mia, Alice. E io ringrazio Giuseppe per avermi inviato il materiale. Poi leggevo tra Bitonto e Casa Massima la band, quindi spero di averli presto qui in studio. Un'altra produzione che mi è arrivata dal Salento, lo sono la Mocha Family, e vi faccio ascoltare questo pezzo che si chiama Crazy Park. Dove il colore delle luci, le favole, il profumo dei dolciumi.
sicuramente torneremo ad ascoltare queste band. Ogni volta è una scoperta, perché Mocafè per esempio non li conoscevo, e sono contento che gli sia arrivato il loro disco. Invece vi saluto perché sono in ritardo, ricordandovi che l'8 di giugno avrò il piacere di presentare il libro di Nando Popo dei Su Sound System. Tra l'altro Su Sound System che sono tornati in tour, hanno praticamente date un po' dappertutto, sono stati già all'estero e torneranno in Puglia quest'estate, però l'8 di giugno sarò liberrima a Bari per chiacchierare con Nando Popu, e sarà interessante, perché Nando Popu è un personaggio particolare. Vi faccio ascoltare il nuovo singolo dei Su Sound System, e con Puglia Connection l'appuntamento è rinviato alla prossima settimana, lunedì, sempre alle 20 in studio qui su RKO all'interno del Teatro Kismet. Ci riascoltiamo dopo domani con invece Avan Pop. Ciao da Carlo Chicco. Bom dom, de pieza bom dom, su son de bandis tie je vi kinto no flow. Bom dom, di vuol pieza bom dom, su son de bandis tie je vi kinto no flow. Bom dom, de pieza bom dom, de bad mai de mafia mi si uno den ron. Bom dom, de pieza bom dom, vuol pieza bom dom. E te lo precio in tra la vita mia, me dà la forza e l'energia. Questa è la gioia della vita mia, e non c'è niente che te capo me lulea. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Dimmi di music, dimmi di football. Nel tempo non spezzo tanto, c'è un momento fatto con canto, perché mi sento fuoco dentro, che mi fomenta come da incanto. Ovunque metto, è questo che io, perché mi incade tutta la forza che pronto faccio questa o. Tutti che porto, mo qua per tutti, gioia c'è sta realtà. Quanto cucigno, non sta più fermo, un po' non è libertà. Intra li club, intra le curti, assi le piazze, sopra li palchi, intra li parti, a tutte le parti, fuoco a volontà. Gira, 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 intorno a me, intorno all'uomo, non giriamo ancora più forte, gira, che io non mi fermo, gira. Gira, su son system gira, mangia l'uso lento, gira, 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 calo sono in giallo mondo, gira, gira, mostra storia, gira e baita tanto tempo, hai dei secoli che suona e mo' qua te la sta canto, occupazione, amore, stile, raggia, eradicazione, con la gioia che mi esplode intra quando sto a cantare. E te lo prescio intra la vita mia, me dà la forza e l'energia, questa è la gioia della vita mia, e non c'è niente da te capo me lulea. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Gerusalemme, tu mi sei sulle vai. Bom dom, e pieza bom dom, su sound e bandisti e c'è vi quinto no flow. Bom dom, ti vuol pieza bom dom, su sound e bandisti e c'è vi quinto no flow. Bom dom, de pieza bom dom, de bad mind e mafia mi si uno dem ron. Bom dom, de pieza bom dom, vuol pieza bom dom. This a the real, real fire, fi bun the vampire. We no trust them, them a big bag of wire. They come feel like the music, we no know about them. But you can stop so sound system. E te lo prescio in tra la vita mia, me dà la forza e l'energia. Questa è la gioia della vita mia, e non c'è niente da te capo me lulea. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Girai, 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 ma meglio di questo non tu hai. Su San Sistema sta bene, non voglia guai. Puglia Connection, la Puglia che suona.